Buongiorno a tutti, vi ringrazio, mi sento veramente onorato per questo invito oggi. Mi spiace non poter concludere di persona il dibattito, anche perché il tema innovazione e progresso è veramente un tema che mi sta a cuore. Vorrei partire nelle mie conclusioni proprio dal concetto di progresso, con una affermazione che penso sia quasi scontata e sicuramente nota a tutti voi dell'audience. Per una società e per un sistema produttivo che ambiscono ad essere progrediti e competitivi a livello internazionale, oggi è fondamentale poter generare, sostenere e diffondere innovazione attraverso tutto il sistema produttivo e sociale di un paese, quindi pubblica amministrazione, privati, accademia e chiunque contribuisca alla competitività del paese. Allora, dove sta l'Italia oggi? Dunque, si può dire che siamo messi mediamente bene, siamo dodicesimi su 27 in Europa per quanto riguarda l'innovazione, però se uno guarda il quadro più complessivo, guardiamo all'indice DESI, nel 2020 eravamo uno dei paesi più indietro in Europa. Ho qualche idea che nel 2021 possiamo avere guadagnato posizioni e possiamo essere più vicini diciamo al centro classifica, ma sicuramente non possiamo dire di essere davanti. Non siamo davanti soprattutto su un argomento su cui tornerò, che è l'argomento delle competenze tecniche e tecnologiche. Allora dobbiamo qua farci una domanda: ma che cosa serve a questo paese per mettere l'innovazione al centro del sistema? E quando dico al centro del sistema mi riferisco a tutti quegli aspetti che citavo prima, al sistema educativo, al sistema della pubblica amministrazione, al sistema delle imprese e al mondo delle professioni. In passato abbiamo francamente tardato, siamo stati lenti su tanti aspetti, sicuramente sulle infrastrutture abbiamo fatto sviluppare a macchia di leopardo, abbiamo un tessuto produttivo che non è stato omogeneo nell'adottare le nuove tecnologie, abbiamo, come ho già detto, competenze digitali, magari di eccellenza in alcuni punti, ma mediamente non elevate, e più in generale c'è una scarsa diciamo propensione all'innovazione da parte del pubblico. E poi c'è un altro tema più generale di cui vorrei parlare alla fine del mio intervento. Però vediamo di dire perché adesso possiamo essere più ottimisti. Beh, adesso abbiamo una grande differenza rispetto al passato. Abbiamo uno strumento che può innescare un vero nuovo approccio all'innovazione in Italia, e ovviamente parlo del piano nazionale, il PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Col PNRR l'innovazione può tornare al centro di quello che noi facciamo, innanzitutto perché abbiamo un'enorme quantità di attenzione, avremo un'enorme quantità di attenzione alle infrastrutture abilitanti, quindi per quanto riguarda me la fibra, la banda larga, ma anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma anche la digitalizzazione di tutti i sistemi, per esempio di mobilità, e sicuramente tutto il sistema delle infrastrutture, il monitoraggio, lo sviluppo diciamo guidato da infrastrutture più moderne. Quindi tutti i fattori abilitanti sicuramente sono presenti. Però ci sono anche altri elementi molto importanti in questo piano che vale la pena citare oggi. Oltre alle infrastrutture abilitanti è molto importante tutto il tema delle norme, della semplificazione. Qui il settore pubblico può fare molto, l'obiettivo ovviamente è ridurre il numero delle norme, ma anche soprattutto di accorciare i tempi decisionali, evitando gli appesantimenti burocratici, ma soprattutto incoraggiando anche approcci diversi, approcci più vorrei dire un pochino più normali, più moderni, a tante pratiche che normalmente comportano un grande carico burocratico. Pensate al discorso che a giorni annunceremo l'eliminazione del bisogno di andare a fare certificati anagrafici di persona, oppure lo sportello unico per le imprese, oppure il cambiamento di tutti i regimi autorizzativi che abbiamo già fatto, devo dire, per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni o ambientali, eccetera. Questo chiaramente è necessario perché le infrastrutture si devono anche accompagnare poi per poter essere realizzate a norme più semplici. Terzo elemento è sicuramente più
tipico del settore privato, abbiamo previsto, stiamo mettendo in atto e devo dire stanno già avendo un buon successo, incentivi al mondo privato per automatizzare, per digitalizzare i loro impianti e i loro processi, sostanzialmente per modernizzare tutto il sistema produttivo del paese e portarlo a essere capace di recepire poi tutte le innovazioni che su questo sistema si dovranno innescare, un po' come le infrastrutture per quanto riguarda il pubblico, anche impianti e processi per quanto riguarda il privato. E poi però arriviamo al cuore. Il cuore è, come dicevo, se uno guarda il DESI, le competenze sono l'area dove l'Italia è più indietro. Se uno guarda al cuore, dobbiamo valorizzare al massimo le nostre persone, partendo qua francamente dai più giovani, partendo da investimenti in formazione. E qui io l'ho detto tante volte e lo ribadisco e lo ribadirò sempre, forse il cuore vero del PNRR è tutta la parte sulle competenze, sull'istruzione, sulla ricerca. Il Ministero, anche lì ci sono circa 15 miliardi, ha messo e sta mettendo molte risorse su tutta la filiera della competenza, quindi parliamo di innanzitutto sostegno alla riformazione dei professori, ma poi anche dottorati, ma poi cattedre, ma poi centri di ricerca, ma poi centri di trasferimento tecnologico e direi il tutto si completa anche con interventi per le formazioni digitali di base che devono entrare nella scuola, quindi non la parte ricerca ma la parte istruzione, e poi anche nella popolazione in senso generale. Qui di nuovo il mio ministero avrà un fondo che verrà chiamato Repubblica Digitale proprio per andare incontro anche alle esigenze di formazione, quelle diffuse. E questo è chiaramente il carburante che permette a tutte le cose che ho citato prima, permetterà a tutte le cose di funzionare. L'impegno è enorme, enorme non tanto e non solo per i 220 miliardi del PNRR, ma soprattutto per la numerosità delle cose da fare. Sono 190 misure, 58 riforme, 132 investimenti e 525 obiettivi da andare a catturare in questi anni. Quindi un piano che in 5 anni concentra quello che non è stato fatto nei 20 anni precedenti. Io penso che per la parte, una parte importante sarà ovviamente quella del settore pubblico, perché è quello che poi dà fiducia ai cittadini. Abbiamo circa 7 miliardi di euro da investire, 8 anzi se si conta anche la sanità digitale. I nostri interventi si baseranno su cose che già ci sono ma che devono essere fatte crescere. L'identità digitale, 25 milioni a oggi, ma non c'è nessun motivo per non arrivare a 50 in fretta. Il domicilio digitale, quindi l'eliminazione di tutta la corrispondenza avanti e indietro fisica tra la pubblica amministrazione e i cittadini, l'interoperabilità dei dati, perché poi concettualmente uno dice quando i dati esistono e sono digitalizzati poi non è più neanche bisogno di scaricarli o mandarli avanti e indietro, la pubblica amministrazione dovrebbe saperli già da sola, e quindi il lancio della piattaforma l'anno prossimo. Tutti i sistemi di pagamento, l'introduzione dell'automazione di tutti i sistemi di pagamento ovunque, nelle scuole, negli stabilimenti sanitari, diciamo, ovunque lo Stato debba interagire con i cittadini. Gli sportelli unici per le imprese, lo sportello unico per le attività produttive, cioè tutto quell'insieme di punti di interazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione che possiamo semplificare in maniera enorme. E poi ovviamente il privato deve fare la sua parte, qui il Ministero dello Sviluppo Economico ha circa 13 miliardi di incentivi a modernizzazione di impianti industriali, di processi, all'internazionalizzazione, quindi diciamo il sostegno a quella parte lì. E poi come ho detto, molto importante potenziare la pubblica amministrazione sulla parte competenze. Tra il 2022 e 2024 solo noi prenderemo alcune centinaia di persone, anzi noi dovremmo prendere veramente entro il 2022, ma in generale porteremo migliaia di profili, profili diversi, profili per tutta la durata del piano, profili più tecnici, più gestionali, un po' meno, se volete, amministrativi classici da pubblica amministrazione, e poi sperabilmente questi verranno poi stabilizzati nel tempo, una parte di questi verrà stabilizzata. Quindi il piano c'è, è enorme ed è omnicomprensivo, partendo dalle infrastrutture, arrivando alle competenze, passando per la semplificazione e le altre cose di cui ho parlato. C'era però una cosa che volevo tenermi, e qui esco dalle note classiche, che volevo tenermi per una audience come quella di oggi, che è il tema dell'importanza, se volete, culturale dell'innovazione.
E qui sarò un po', non dico provocatorio, però bisogna chiamare le cose un po' col loro nome. Allora, noi abbiamo adesso una grande scelta davanti. Noi possiamo ammodernare il paese e non c'è niente di male nell'ammodernare. Però ammodernare non vuol dire cambiare, vuol dire semplicemente fare le stesse cose che facciamo ieri in una maniera più semplice o più, se volete, più automatica, ma sempre le stesse. Oppure innovare. Allora, l'innovazione è veramente invece cambiare lo status quo, avere il coraggio di cambiare come si fanno le cose. Qui parlo di cose pratiche. Noi possiamo cercare di rendere un po' più facile creare delle imprese, oppure possiamo dire che le imprese si creano online. Noi possiamo dire che vogliamo creare l'identità digitale, ma possiamo anche dire che vogliamo smaterializzare completamente tutte le interazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione. E va avanti, ce ne sarebbe altro. Possiamo dire che bisogna rendere più veloci i tempi di attraversamento dei permessi, oppure si può dire che i permessi verificati digitalmente, verificati in maniera automatica, vengono dati e poi controllati ex post, quindi passare da un regime autorizzativo ex ante a un regime ex post. Tutte queste sono cose che trovano sempre molte resistenze, e le resistenze non sono solo nella pubblica amministrazione, anche i privati, poi quando tocchi le loro aree di influenza, spesso ti dicono: no, ma quello non si può, noi ci siamo noi, ci sono loro, la società fatta online da noi è notai, le carte d'identità distribuite dappertutto, dice: no, ma allora cos'è il ruolo dei comuni? E via andare. E quindi spesso troviamo che quello che potrebbe essere un'innovazione degrada a un semplice ammodernamento. Ecco, io penso che l'innovazione deve creare un po' di disagio. Il disagio da innovazione è di dire: eh sì, dobbiamo cambiare qualcosa, ma perché no? Ma perché non provarci? Il disagio da innovazione è quello che poi porta al, il disagio da innovazione è quello che poi porta all'entusiasmo da innovazione. Sono molto legati, no? Lo scoprire che si riesce a raggiungere gli stessi obiettivi, ma con un sistema diverso. Ecco, io penso che la grande sfida del PNRR è che in questi 5 anni, se siamo bravi, faremo le 525 obiettivi, eccetera, 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 ma soprattutto spingeremo una diversa cultura in Italia, una cultura vera dell'innovazione e non dell'ammodernamento e basta. E per citare il presidente Draghi, il PNRR ha detto varie volte: è il primo passo verso un paese innovativo e competitivo. Ecco, penso che se noi ci poniamo l'obiettivo sicuramente di realizzare il PNRR, ma anche di farne un momento di evoluzione in cui l'Italia aggiunge alla parola creativo, che sempre viene associata al nostro paese, anche quella di innovativo, ecco, allora il PNRR è stato un grandissimo momento di rafforzamento della nostra competitività, ma anche di miglioramento e di, credo, ammirazione della nostra immagine anche internazionalmente e soprattutto per le prossime generazioni. Questo credo sia molto importante. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi ringrazio ancora per l'opportunità di chiudere i lavori oggi.